Salve a tutti amici polverelli, sono sempre io Scandal insieme a Blackwing. E oggi siamo qui con la nostra profile Monarchs aggiornata. E di conseguenza questa volta vi porteremo la versione con i Quantum. Esatto. E non è Monarch Quantum, in quanto non è che Monarch mischiamo Quantum i due archetipi. Monarch Quantum in Quantum. In Quantum, non mischiamo i due archetipi, ma bensì è semplicemente un supporto che rende il mazzo più stabile e diciamo vi permette di breccare meno se vedete ciccioni, nel senso che avrete quasi sempre da tributare per evocare i vostri Monarch. Allora, ovviamente reparto monarchi, staple, abbiamo i soliti nostri 3 Aether e 3 Erebus. Come Mega Monarch gioco il Caius e ho provato questa volta invece a giocare il Testalos, in quanto uno dei Super Quantum è fuoco e mi ispira a fare 1000 danni all'avversario così a gratis. Solitamente lo decido e metto Mobius, sempre perché uno dei Quantum è acqua e quindi se lo tributate l'oppo non può incatenare le carte che scegliete come da distruggere per effetto di Mega Mobius, molto forte come carta. E il solito Mono Kuraz e i nostri doppi Majesty. Intanto l'allarme parte, qua stanno rubando cose. Comunque Majesty fortissimo, nega gli effetti, anzi non fa attivare gli effetti, quindi tantissimo. Poi ovviamente triplo Edea, anche se abbiamo sempre dei tributi, Edea diciamo è una delle migliori carte. Semplicemente in questa versione se vi fanno veler su Edea potete anche non concedere, in quanto avete anche diciamo altri modi per spammare il secondo mostro da tributare. Appunto, giocando i Quantum, io gioco doppio Eidos perché a 3 sarebbe veramente pesante. Questa carta diventa molto buona di vederla anche in mano, in quanto Eidos più terreno comunque tirato un monarca grande. E poi gioco mono blu e mono rosso. Allora, ci sono le versioni che giocano triplo rosso e nessun blu e tripla magia dei monarchi, quella che ha da quando è evocato un monarca. Ci sono versioni che giocano doppio rosso e mono blu, a me piace mono rosso e mono blu. Blu quando viene mandato al cimitero si rimischia nel deck una volta per turno, rosso entra come Cyber Drago e poi avrebbe un altro effetto che ci farebbe riprendere il blu in mano dal cimitero, ma di solito lo riavete nel deck. Secondo me questa è la combinazione migliore, quella che mi impedisce di briccare di solito, perché se voi giocate triplo rosso veramente rischiate di vederne due in mano ed è la cosa che Blackwing può confermare, l'ha fatto anche vincere, vi fa perdere, cioè due rossi in mano, se qualcuno ha seguito anche l'ICS di Los Angeles, il tipo ha perso esattamente perché aveva due rossi in mano, quindi questa diciamo è la combinazione migliore, mono e mono. Questo se lo vedete in mano comunque potete rimischiarlo, cioè teleport fa tirare anche dalla mano, quindi comunque poi lo rimischiate nel deck e i teleport non saranno mai morti. Mono rosso perché più di uno secondo me diventa uno, cioè vi dà troppe possibilità di brick. Poi ovviamente triplo teleport, come ho spiegato prima non è mai morto perché il blu poi si rimischia. Tripla Panteismo, carta veramente forte che dà una stabilità al mazzo e è un sercino praticamente, oltre che un peschino. Tripla Stormfort, questa vi cava i Cosmo, non li fa partire, c'è una delle carte secondo me più forti che può giocare a questo mazzo. Tripla Tenacia, questo invece è proprio il sercino del mazzo. Triplo Dominio, sbroccata adesso un po' meno perché si giocherà meno Pendulum e quindi almeno per ora, vedremo poi con Shining Victories. Comunque giocando meno Pendulum magari blocca soltanto gli Xyz e vabbè, o Synchro e Fusion, però comunque l'oppo non può tirare dall'extra tanta roba, in più i nostri monarchi vanno a un tributo. Ah, per chi non lo sapesse è una cosa forte. Se vi fanno cos'è il mostro che non fa tributare? Renebbia. Voi se avete un monarca in mano e attivate il suo effetto, dal level 8 diventa level 6, poi riuscite ad avere un'altra copia di questa carta in mano, magari la rimischiate con la trappola e poi la pescate, la riattivate e potete rivelare di nuovo quel monarca, farlo diventare di livello 4, evocarlo normalmente
e picchiare il Renebbia, che di solito ha meno di 2000 d'attacco, quindi è molto forte questa cosa e vi può aiutare. Mono avanzata e mono ritorno, vabbè, io mi trovo bene così, alcuni giocano in 2 o in 3 per ritorno, ma secondo me rischi veramente troppo di briccare. Doppio Twin Twister di main, li decido nel caso non ci sia bisogno, ma mi trovo bene. Avendo soprattutto magari anche carte morte in mano, a volte magari ci capita che ci bandiscono il blue layer e abbiamo dei teleport in mano per toglierceli o comunque per dargli un senso al fatto che ci siano, Twin Twister ci dà una mano. Mono rota per sorciare idea e infine doppio primordiale. Ho visto gente che ne gioca 3, ma secondo me 3 sono troppi. Bene ragazzi, questo era il profile, spero vi sia piaciuta e ci si vede con il prossimo video. Un saluto da Iskander e Blackwing. Ciao a tutti.